scritto un corso di scrittura creativa, tra l'altro che è interessato che vorrei chiuso, quindi sarà il termine entro 12 febbraio, per scrivere un vostro racconto sul tema Alve dell'Ebreo. E quindi da questa editoria estrema della Manolta è stato facile agganciare l'incontro di oggi con l'intelligenza artificiale della Manolta a qualcosa di più tecnologico. E allora è con piacere che noi abbiamo qui con noi il padre Paolo Menanti, che è uno dei massimi esperti di questa materia, che era stato nominato nella commissione dell'ONU come uno dei massimi esperti, l'unico rappresentante italiano, il professor Roberto Cicala, della Mara, attore, che ha coordinato questa roba conoscenza a noi di tutto. Io vi ricordo semplicemente che al termine c'è la possibilità di passare dei libri legati appunto all'argomento di oggi e poi se potete, se volete, ci sono due rigiani che aspettano il vostro contributo a sostegno della nostra attività. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie per la partecipazione. Molto, molto felice di essere qua oggi. Perché credo che abbiamo due interlocutori e se vogliamo organizzare in Italia un dibattito sull'intelligenza artificiale e letteratura autorica, se non si vuole però credo che siano due delle persone più qualificate oggi a parlare dell'argomento. Come ha detto Dio, Paolo è uno dei massimi esperti di porta tecnologia della tecnologia che in particolare legata all'intelligenza artificiale e copyright super algoritmo, critica degli algoritmi che ci condizionano e invece Roberto è editore di Italia, che è cioè, universitario, e tra l'altro anche lui ci ha occupato di intelligenza artificiale e di un volume che raccolta una serie di saggi docenti della cattolica sull'intelligenza artificiale e oggi sono dei dati vari penso per tutti i qualificati diamo il là a questa suggestione che partiva facilmente come tasso di carino visto che appunto era centenario. Nel 1977 Italo Calvino fa sue conferenze e poi passa con noi il cerchio dei fantasmi e in realtà si cerca di occupare della narrativa come processo combinatorio e alla fine lui teorizza già in maniera fuori del tema dell'epoca in quegli anni si pensava che il progresso avrebbe portato in pochi anni a grande scoperta. Che è della mia generazione che ha spazio 1999, in cui nel 1999 avevamo le basi sulla Luna, eccetera, no? E così pensavamo che nell'arco di poco tempo ci siano state anche delle macchine, diciamo, parlanti, anche delle macchine scrittrici. Quindi Calvino inizia a dire, ma se queste macchine la scriveranno, cosa succederà? Al di là che ciò che ha parlato, secondo me, Calvino avete fatto oltre che l'autore, lo scrittore, da molti anni che è l'autore editoriale in auge, quindi con gli autori avevo un rapporto anche un po' conflittuale. Alla fine diceva, ma anche se prendiamo gli autori che sono fuori bambini iniziali, non possiamo lamentarci, perché quello che importa è il lettore, cioè che cosa va da un'opera che il lettore porta in sé e allora lui inizia questa riflessione da rubare sul fatto che le macchine possano creare romanzi, così, ma anche su che cosa poi impieghiamo in questa attività. E ovviamente poi dopo lascerò al dibattito, però ecco, il punto è poi sempre questo. Le macchine A sono in grado di scrivere romanzi e quindi se li scrivono che cosa perdiamo, cosa guadagniamo, cosa ci facciamo e cosa cambia per quanto riguarda la letteratura. Adesso io darei la parola a padre Paolo proprio per iniziare a farci capire se abbiamo a che fare con delle macchine che hanno imparato
a scrivere così, quelle che si chiamano opere creative, no? Infatti oggi è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, cioè le fratelli storie dell'aria, viene chiamata generativa nel senso che produce. Questa produzione è una produzione creativa, è vero? Ecco, Paolo. Bene, e ci proviamo. Buon pomeriggio a tutti, e per me è anche un enorme piacere essere qua, solo a vista del panorama di Arimporale. E il compito che mi è stato dato è pressoché impossibile, quindi vi chiedo subito scusa per una serie di imprecisioni o di super semplificazioni che tenterò di fare. Confidando poi all'interno del dibattito, del dialogo, di ulteriori spazi per chiarire qualcosa. Ecco, parlare di intelligenza artificiale e farlo sotto il cappello di gallino, il termine cibernetica, non è per niente sbagliato, anzi. Mostra quella che è la radice più profonda in questo grande mondo di famiglie di tecnologie che sono l'intelligenza artificiale. Perché? Perché di fatto con la rivoluzione industriale l'automazione inizia a entrare all'interno della società e cambia per sempre, se vogliamo, il nostro modo di vivere. Una persona che fosse nata nel 1870 era molto più simile a un antico romano di quanto nello stile di vita, di quanto fosse stata una persona all'inizio dell'Ottocento. C'è stato proprio un salto enorme. Ma con la prima rivoluzione industriale, cioè dove l'artefatto tecnologico si fa meccanismo, nel farsi meccanismo diventa macchina, quello che accade è che noi iniziamo di fatto a surrogare una parte del lavoro umano per la parte della forza fisica, dell'energia. Tutto questo prende la dimensione delle grandi presse, dei telai e di tutta una serie di grandi meccanismi che vedono proprio ridistribuire geograficamente il vivere delle persone, se accettano i grandi centri urbani, eccetera, eccetera. Tutto questo poi a un certo punto, dopo la seconda guerra mondiale, laddove quel processo di industrializzazione che si era interrotto per i due grandi conflitti in Europa riprende, è segnato da quelle che sono le innovazioni tecnologiche più forti che avvengono durante il secondo conflitto mondiale. La seconda guerra mondiale è una guerra tecnologica. Si apre con lo Stukas, che è un aeroplano che consente di bypassare le linee nemiche, di fare una quella che doveva essere la Blitzkrieg, una guerra lampo, e si chiude con la bomba atomica, dove questa nuova energia, questa tecnologia molto stupida, è la prima che ci ha permesso di poterci eliminare con specie di eventi dalla faccia pubblica. Ma un'altra grande innovazione tecnologica che è stata portata dalla seconda guerra mondiale e che forse ancora non abbiamo tanto contezza, è una cosa che è stata sviluppata laddove i sistemi di comunicazione tra i vari eserciti sono diventati chiari, ed è il concetto di informazione. Il concetto di informazione che prima non esisteva viene elaborato da Shannon, che è questo ingegnere fisico americano che lavora nel laboratorio della Bell Labs e ha un compito: capire come trasmettere un messaggio tra le due sponde dell'oceano, in modo che Churchill e il presidente americano, che ne ha passati un paio, Shannon, potessero comunicare in sicurezza. Per fare questo introduce un concetto che fino ad ora non si utilizzava, che è il concetto di informazione. Lo fa in una maniera che funziona molto bene, ma lo fa in una maniera che filosoficamente non è molto fondata. Lo fa correndo un piccolo artificio, si ricorda di quello che diceva il suo mentore di dottorato, Edward, se vuoi che le persone non ti facciano domande, usa il concetto di entropia, che è una cosa che dice due grandi verità, che la vita accademica è il paradiso e i tuoi colleghi sono l'inferno. E l'altra cosa che dice è che in fondo l'entropia non l'ha capita bene nessuno, e quindi è un concetto sufficientemente vago per gestire una serie di cose. Questo consente a Shannon, con un esempio abbastanza, come dire, mirabolante, prende l'esperimento mentale di Maxwell, che aveva definito l'entropia, e Maxwell dice: perché se in una scatola metto un gas caldo e un gas freddo, questi si mescolano, non rimangono sparati. La condizione necessaria perché questo potesse accadere è che io avessi un piccolo demone che apre e chiude una botola e fa passare le molecole calde e respinge le molecole fredde.
serve del lavoro per separare il caldo dal freddo. Ce ne siamo accorti bene con l'ultima bolletta del gas. Ecco, questa cosa qua viene ripresa da Shannon e dice cosa serve a quel diavoletto di Maxwell per capire quale molecola fa passare. Un bit di informazione, uno passa, zero non passa. Ed ecco che con questo artificio argomentativo mette insieme ordine e disordine segnale numero. E lo fa con una categoria che è calcolabile e computabile come l'intervento. Questa è metà della storia. L'altra metà della storia è che nel 48 lui fa vedere come si può utilizzare il concetto di informazione per controllare le macchine e costruisce un piccolo tavolino meccanico che prende il nome di Teseo, origine, che si muove dentro un labirinto tutto unito da cavi. Lui stava la Bell'Ups, si occupava dei telefoni, immaginate se vanno superficie con sotto tutti i cavi, tipo quelli che hanno usato per restaurare le volte, e quando il topolino sbatteva sulle pareti del labirinto, questo voleva scattare un relè, il topolino girava di 90 gradi e urto dopo urto trovava l'uscita del labirinto. Ecco, qui abbiamo una grande innovazione, una grande rivoluzione di design, perché l'informazione utilizzata per controllare la macchina dà alla macchina un potere nuovo. La macchina non esegue più semplicemente un compito ripetitivo come fa la pressa nelle fabbriche della prima industrializzazione, ma la macchina sembra avere la capacità di recepire un fine che viene dato dall'uomo, trova l'uscita, e di iniziare ad adeguare una serie di azioni per raggiungere l'uscita. Ecco, l'utilizzo dell'informazione, del design della macchina è la base, prende nome di cibernetica, da qui il nome di Calvino usato da Calvino, e il collega di Shannon, Wiener, formalizzerà proprio un criterio di design, cioè c'è un sensore della macchina nella realtà, il sensore traduce qualcosa che succede con l'informazione, l'informazione torna indietro e cambia il comportamento della macchina. Questo doveva essere il nome dell'intelligenza artificiale. Però, come dicevo prima, tra colleghi è un po' l'inferno, e McCarthy a un certo punto non poteva più vedere Wiener, dice chiamiamola come vi pare, ma non cibernetica, e si è chiamata intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Un'etichetta che di fatto mettiamo su una serie di dispositivi che possono essere fisici o semplicemente software, che recepiscono qual è la finalità e si adattano alle circostanze per raggiungere quella finalità. E qui c'è la prima metà, perché è intelligente? Qui, perdonatemi, mi allargo un po' sulla filosofia, perché da quando con le crisi del pensiero classico abbiamo pensato il concetto del telos nei viventi, cioè ogni vivente ha un fine, fine suo proprio, Aristotele avrebbe detto l'anima. Ecco, quando abbiamo tolto questo fine, è chiaro che qualcosa che non si spiega solo come cause, abbiamo dovuto spiegare come qualcosa di intelligente. Il comportamento intelligente è la capacità di trovare una soluzione a un problema. E oggi si parla, dopo le crisi della teleologia, dove cerchiamo di spiegare tutto come cause, il comportamento intelligente delle piante, per esempio, quando sopravvivono al mutare delle condizioni climatiche. E allora un topo che riesce a uscire dal labirinto mostra un comportamento molto intelligente. Per la cronaca, l'abbiamo fatta nel 48 questa cosa, l'abbiamo commercializzata nel 2001 con il nome di Roomba, cioè abbiamo messo un pochino per non dover accablare tutte le case, però la tecnologia è la stessa, un pochino sbatte e cambia direzione. E come vedete, quel robottino intelligente parte da questa radice. Questo nuovo modo di vedere le cose come cose che funzionano non più in base a un fine, ma mediante una causalità circolare, A causa B che causa C che causa A, è stata una delle grandi rivoluzioni epistemologiche degli ultimi anni, attribuita alla teoria dei sistemi, a studiare l'organismo con una serie di regolazioni, di segnalazioni, tutto l'ormone, si è irrorata in tutte le discipline. E quello che a me però interessa è questa ricerca ingegneristica di riuscire a dare alla macchina sempre più capacità di scegliere i mezzi per essere un fine. E a un certo punto, per andare velocemente verso quello del nostro tema,
abbiamo iniziato a far lavorare queste macchine sulla capacità di scegliere le lettere adeguate per avere il fine di completare una parola. È quello che accade nel vostro telefonino quando iniziate a scrivere una parola, lo dico un esempio molto casareccio. Io devo fare gli auguri ai miei confratelli, se scrivo di A, mi completa la parola con diagonale, perché ovviamente mi sto facendo gli auguri per l'ordinazione. Ho un compagno di studi, lui ha fatto l'ingegnere, in un'attività, e quando mi scrive di A, quello gli scrive diagonale, invece di diagonale. Ecco, come fa a fare questo? In una maniera non diversa da come il topo trova a uscire dal labirinto. Cioè fa una serie di errori e con quella serie di errori riesce più o meno a intuire, sto ipersemplificando, perdonatemi, quella che sarà la prossima parola. E ci siamo resi conto che tutto questo ha bisogno di tanti errori. Quando Gary Kasparov ha perso contro Big Blue a scacchi, è perché il computer aveva la proiezione più grande di errori mai fatti a scacchi, cioè tutte le partite giocate a notare. Quando il campione del mondo di Go ha perso un gioco che ha una complessità molto molto superiore agli scacchi con AlphaGo, è perché AlphaGo era stato nutrito di tutta una serie grandissima di errori, cioè di partite giocate e allora nel linguaggio iniziamo a fare la stessa cosa, diamogli da mangiare le nostre parole, il vostro telefonino piano piano impara dalle parole che mettete, all'inizio la parola che vi suggerisce la parola più probabile in italiano, dopo un po' mettere la parola più probabile nel vostro linguaggio. E su questo abbiamo iniziato a produrre più soluzioni, dandogli da mangiare sempre più testo, che abbiamo omogeneizzato. Così come il labirinto è diventato una serie di punti attivi con i capi, lo abbiamo omogenizzato secondo una ricetta che prevede la scomposizione del testo in parametri. Non vado oltre su questo. Il parametro è l'unità significativa del testo, ma qui ci sono tutta una serie di studi, di opinioni diverse, di ipotesi matematiche sul testo che vi lascio. Se ricordia, se non siete tecnici, ne parliamo dopo, se siete tecnici. Ecco, e qui è successa una cosa stranissima. La cosa stranissima che è successa è che gli abbiamo dato 1.000 parole, 100.000 parole, 1.000.000 di parole, 10.000.000 di parole, 100.000.000 di parole, 1.000.000.000 di parole di parametri, 100.000.000 di parametri, a 100.000.000 di parametri, 100.000.000.000 di parametri, 100.000.000.000 di parametri, la macchina ha sorpreso. Perché a 100.000.000.000 di parametri la macchina non ha più semplicemente indovinato la prossima parola. Ha iniziato a completare la frase, ha iniziato anzi a scrivere anche un bel paragrafo e anche una buona paginetta o una composizione, se non gli chiedo troppo testo, un po' ripetitiva. C'è questo bisogno maledetto di ripetere sempre lo stesso soggetto e quindi io così scopro i miei studenti. Perché questo soggetto è ripetuto all'insegnino, ma l'insegnino è copiato. E quindi questa macchina, attenzione, ha iniziato ad avere delle proprietà che non ci aspettavamo, adesso. Cioè, la vera una grande sorpresa è che questo sistema ha iniziato a sapere completare non solo una parola ma una frase, ha iniziato a sapere un po' di matematica. Per cui se tu mi chiedi quanto fa 2 più 2 è 4, te lo dice, senza sapere la matematica. Io un'altra circostanza, cioè, dibattito su questa cosa, ho detto va bene, apri ChatGPT, chiedi quanto ha fatto 2 e 4, quindi mia moglie mi ha detto che fa 5, ho detto no, forse tua moglie si sbaglia, scrivimi che mia moglie ha sempre ragione, e allora mi sbaglio io. Perché lo dico dopo, però non la sa. Eppure emerge dalla relazione complessa di questi 150 e passa miliardi di parametri una forma di conoscenza. La prima cosa che ci stupisce è che siccome questa relazione di miliardi di parametri ha una grandezza che è pari a una frazione di quella dei neuroni del nostro cervello, ci siamo potuti chiedere se dovevamo sviluppare una teoria della mente per quello che era davanti. La domanda è ancora più complessa per ipotesi sui parametri, però capite che in questo momento la macchina che abbiamo iniziato a copiare da come funzionavamo noi con l'informazione,
inizia a offrirci dei tentativi di spiegazione su come funzioniamo noi. E inizia a diventare sempre più difficile la distinzione tra qualcosa che funziona e qualcuno che esiste. Questa cosa, questa operazione di collezionare tutto e far imparare la macchina su tutto, prende un nome che si chiama Foundational Model. Abbiamo iniziato a pescare con la rete a strascico e portarci via tutto quello che abbiamo scritto nella speranza di fare un Foundational Model molto interessante. La cosa che stupisce di più è che questi sistemi sembrano avere una conoscenza dei fatti fino a ottobre del 2021. In realtà dalla settimana scorsa arrivano ad aprile del 2023, ma il problema è che non ce la dovrebbe avere questa consapevolezza dei fatti. A questo punto, perdonatemi, non posso resistere alla tentazione di metterci anche un po' di gossip, c'è da capire perché questo strumento è arrivato in tasca nostra. Tutto questo salto di cui vi parlo è stato possibile grazie a un teorema, un'ipotesi matematica che due ricercatori di Google nel 2017 hanno pubblicato su una rivista scientifica, che è la cosa più interessante oggi, che c'è oggi, che si chiama Transformer. Il Transformer è il vettore d'attenzione, un calcolo matematico che nell'analisi del linguaggio ci aiuta a dire quali sono le parole più interessanti e importanti. Ecco, qui il Transformer fa sì che a quel punto il più grande finanziatore di una delle compagnie di intelligenza artificiale, che si chiama OpenAI, che più o meno avrete sentito nominare, il finanziatore, colui che ne possedeva la metà, era Elon Musk, che chiama il proprietario, cioè il direttore, il proprietario, che era Sam Altman, e gli dice: caro Sam, all'inizio posso andare almeno un po' più dinamica, qui le cose ci vanno molto male. Ho una bellissima idea. Tu ti dimetti, ci penso io e salvo la compagnia. Sam Altman, insomma, che comunque un po' più orgoglio ce l'aveva, ha resistito e Elon Musk ha fatto una cosa molto matura di quella che io potrei vedere nei ragazzi che vanno all'oratorio. Ah sì, il pallone è mio, me lo porto via. E si è ritirato da OpenAI nel 2018 100 milioni di dollari, che è aumentato di quello che OpenAI. A questo punto Sam Altman ha avuto bisogno di convincere gli investitori a investire in OpenAI. Allora, la prima cosa, ironia della sorte, che è una cosa che ha fatto Google di Transformer, è la T di GPT, che è il prodotto di OpenAI, cioè la convincenza di OpenAI. Per farla breve, ChatGPT è una sorta di grande demo, non è destinato a nessunissimo uso commerciale, è stato lanciato sul mercato per farci vedere che cosa bella stavamo realizzando. E nel 2021, novembre 2022, quando è uscita l'ultima versione, Microsoft ha visto quanto erano andati avanti con questi 150 miliardi di parametri e l'11 gennaio del 23 ha detto: va bene, quella metà del vostro valore che si è portato via Elon Musk ce la metto io. Solo che quei 100 milioni erano diventati 11 miliardi. E gennaio 23, tre settimane fa, quegli 11 miliardi sono diventati 80 miliardi, perché il valore e la capacità trasformativa che iniziamo a vedere in questi sistemi hanno creato una sorta di corsa all'oro, una sorta di corsa al petrolio. E quel ChatGPT che ci è arrivato in tasca, ChatGPT, che tutti ci ha sorpreso perché ogni tanto fa degli strafalcioni, si inventa le cose, e l'abbiamo guardato verso sbagliato. Non ci deve sorprendere che si inventa le cose, ci deve sorprendere che alcune cose le sa. Perché per come è fatto è una probabilità statistica della prossima parola. E come fa la probabilità statistica della prossima parola a fare una frase che è corretta su chi era Silvio Berlusconi? Su quali sono i Vangeli? O su che cosa dice un articolo del codice penale? Ma il dato sbaglia. Perdonatemi, a me stupisce molto di più la prima parte. Che ogni tanto sbaglia è un problema tutto nostro, perché abbiamo preso ChatGPT non come una demo, che ha come unico scopo farmi conversare con lui. Ecco perché mi dice che mia moglie ha ragione, se mia moglie c'ha sempre ragione dice che è 2x5. Perché vuole che io continui a parlare con lui. Questo è il design che c'è dietro, no? Per farmi vedere quanto è bello. Il problema vero
simili, è che noi non sappiamo che cosa è emerso da questa complessità di test. E ChatGPT non è un modello di ricerca. L'abbiamo iniziato a analizzare come un modello di ricerca, ma non è un modello di ricerca. Però abbiamo dato il via a un modo ulteriore di fare quel topolino di scena, che ora non solo riesce a trovare l'uscita dall'labirinto, ma si chiamano AI generative, perché in qualche misura se ne inventa pure il labirinto e anche l'uscita. Capite? È una sorta di bianconiglio nella tana con Alice e con tutti i personaggi insieme. Ci sono qui tutta una serie di paper e di studi molto interessanti, perché sembra che il sistema GPT inizi a mostrare delle cose di memoria, cioè se io gli parlo, gli dico delle cose e gli descrivo come è fatta questa casa, lui mantiene dentro di sé equivalente a una sorta di memoria spaziale di quello che mi sto dicendo. Cose che ci fanno pensare, però è sempre una calcolatrice statistica per come lo costruisco. E il problema di emergenza è questa questione. E qual è l'uso industriale se non è la chat? Questo diventa più interessante. Quando abbiamo fatto il primo computer smaniac e serviva per calcolare sostanzialmente quello che era la massa di plutonio fissi da sparare in una determinata condizione per generare quella fusione che poi dava luogo alla bomba atomica, alla scissione della fusione. Quindi ricordate, la tecnologia nasce sempre con la. Ecco, il fondatore di ENIAC, uno dei software, uno degli ingegneri che ha fatto, scrive a un collega: ENIAC è impressionante. In 30 minuti risolve le equazioni, differenziali parziali di von Neumann. C'è una cosa che se non ci si metterà un mese. Mirko, 28 minuti per forare le schede di carta che servono. 2 per fare il calcolo. Allora, fatto il computer, ci siamo resi conto che il problema è in colui che sta davanti al computer, nell'uomo, e per dargli i dati ci mette 28 minuti in colui. Ed è così che nel 75 abbiamo pensato di sostituire le schede di carta con la tastiera. Nasce Microsoft DOS, le facce forse non ricordate, più o meno tutti la stessa età. Dopo nell'85 abbiamo aggiunto un'altra cosa, che è il mouse, che abbiamo fatto Windows. Non so se vi ricordate, il primo Windows 3.1 aveva un giochino che si chiama Solitario. Sì. Chi non ha giocato a Solitario? Sapete che il programmare Solitario è costato $25,000 di salario ai programmatori? Perché Microsoft ha speso $25,000 per fare un giochino? Perché trascinando le carte imparavate a muovervi ed essere efficienti con il mouse, non c'è niente come il gioco per imparare a fare cose sul serio. Nella fine anni 90, inizio anni 2000, il mouse non c'è passato più e siamo passati al dito, era il touch. La versione più famosa del dito era nel 2007 con il primo iPhone, ma in realtà c'era anche prima. Ecco, oggi abbiamo un'altra interfaccia per rivolgerci al computer, che è il linguaggio naturale. Allora, questi modelli fondativi hanno il compito di prendere il nostro linguaggio naturale, farlo diventare un'istruzione di ricerca per il computer, e riraccontare nel nostro linguaggio quelli che sono i risultati di questa istruzione. Questo modello di uso del GPT si chiama Copilot, cioè un copilota nella guida. Come noi usiamo ChatGPT, invece è un autopilota che viviamo tutto a lui. Non è vero. E queste sono le sfide. L'ultima cosa che dico e poi vi taccio è: ma allora l'intelligenza artificiale è creativa? E io vi dico sinteticamente la mia posizione. Io con 3 parole riuscite a far fare mezza pagina a questi sistemi. Con 5 parole riuscite a far fare un'immagine a questi sistemi. Non cioè, presente l'immagine del Papa con più o meno bianco, vero, tutto. Ecco, ma quale immagine è bella e quale test è venuto bene? La macchina non lo sa, ha solo prodotto un test. Serve comunque l'uomo per avere un giudizio su quell'atto, ed è lì che si inserisce cosa è veramente creativo. Quindi abbiamo però delle cose che riescono a produrre un prodotto in molto meno tempo e fanno un grezzo semilavorato molto veloce. Cosa faremo con tutto questo? Il bello di fare il ricista, io faccio le domande e poi scappo. Grazie.
lo facciamo se parliamo dopo, rispondo alle altre domande. Quindi abbiamo fatto la cibernetica, che ci è ancora molto altro da dire ovviamente, però adesso passiamo ai fantasmi, nel senso che la letteratura, già capito, non è neanche questa cosa qui, non abbiamo le case più prospere, ma i muri grondano fantasmi, usa questa metafora nel cibernetica fantasmi. Perché la letteratura dovrebbe dare risposte al nostro inconscio, e a volte non mi pare che, proprio questo esempio dice, diceva, però alla fine lui dice si producono delle cose significanti, no? E poi alcune ci fanno aspettare qualcosa per cui diamo un senso nuovo a queste cose, e la letteratura dovrebbe essere questa cosa di riuscire a fare, a spostare i limiti del decibile, per riuscire a dire cose nuove con parole vecchie, per citare un grande autore che oggi era anche intervistato su alcuni giorni. Ma tra le battute, con Roberto, appunto, volevo capire oggi qual è l'impatto, visto che fino adesso gli umanisti hanno detto, appunto, noi siamo creativi, questa cosa non ci guarda, riguarda chi deve fare cose tecniche. Certo, è proprio così. E allora proviamo a cavalcare su uno dei cavalli che Paolo Benanti così tanto ha sellato e messo al galoppo in questa. Questo galoppo che davvero entusiasmante in cui ci ha introdotto in questo tema. E in effetti la domanda è quella di Calvino, che leggo nel testo che è alla base di questo incontro, così come abbiamo già macchine che leggono, macchine che eseguono un'analisi linguistica di testi letterari, macchine che traducono, macchine che riassumono, così avremo macchine capaci di ideare, comporre poesie e romanzi, perché il punto è questo. E in verità la domanda, che si possono fare, la domanda c'è e la risposta potrebbe anche esserci, potrebbe essere un mezzo sì, con qualche ma, più di un ma in verità. Però per calare questo discorso nell'editoria fatta, vorrei leggere una frase che ha scritto Giacomo Feltrinelli, uno che l'editoria sente deva tanto, uno che ha innovato nell'editoria, poi purtroppo ha deviato nella sua vita ed ha fatto altro, purtroppo, però ha sicuramente innovato e ha scritto alla vigilia del 68. Un editore può anche affrontare il proprio lavoro sulla base di un'ipotesi di lavoro molto azzardata, che tutto, ma proprio tutto, deve cambiare e cambierà. E questo è il fulcro. Cioè, noi dobbiamo partire dall'idea che tutto cambia, e partiamo dall'idea sull'ambito editoriale che è basato su un paradigma molto semplice. Da un lato ci stanno gli autori, fino oggi in carne ed ossa, dall'altro lato ci stiamo noi come lettori, dall'autore al lettore, e in mezzo ci sta il testo. E il lavoro, la lunga filiera dei meccanismi dell'editoria è quello di trovare la maniera per trovare dei compromessi, delle mediazioni per arrivare dal prodotto dell'autore ha un altro prodotto, perché non è lo stesso, che va al lettore. E quindi ci sono i lavori, gli anglosassoni usano due termini molto, molto giusti, noi usiamo un termine che è editor, editare, che un po' mette insieme le cose, loro usano editor per colui che cura il testo, quindi pensate a questo testo centrale, lo cura, ma con grande fedeltà all'autore, guardando all'autore innanzitutto. E poi dicono publisher, che sempre termine, il verbo publish dell'editore, che però quello è proprio per pubblicare, cioè trasformare quel testo in un libro. Ma il testo e il libro sono due cose diverse, il testo è quello dell'autore. Questo testo viene in qualche modo mediato, perché siamo tutti dei mediatori culturali, e diventa un libro, si trasforma un libro. Uno studioso, Genetta, ha anche detto, ha parlato di paratesto, parola un po' bruttina, ma comunque interessante e bella, e ha detto tutto quello che sta intorno al testo, in verità, è qualcosa, appunto, lo chiama paratesto, che trasforma il testo in libro. Noi poi andiamo in libreria a comprare il libro. Anzi, vediamo che costa 20 euro, diciamo, un po' caruccio, perché pesiamo la carta, l'epitolo di carta che andiamo a comprare, e quindi facciamo un'analisi sulla nostra percezione e la veste editoriale. È ciò che è la materialità, ma in verità poi
con quei 20 euro non li spendiamo per la macchina in entrambi, non li spendiamo per quella copertina che comunque è stata già una soglia che ci ha fatto attraversare la porta e quindi ci ha fatto entrare nella casa del libro, ma in verità lo compriamo per l'immaterialità di quell'oggetto, cioè per le parole, per il romanzo, per il saggio. E quindi vedete che è una mediazione, è un compromesso dall'autore al lettore non sempre facile. Questo l'ho detto perché è il paradigma storico, tradizionale del fare editoria. Al centro dicevo il testo. Ora, il testo è il cuore, e allora proviamo a vedere come l'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, nella mia vita di tutti i giorni, entra in qualche modo anche in maniera forte. Per esempio, raccogliere notizie. Ecco, l'intelligenza artificiale sa raccogliere e organizzare notizie molto bene, notizie che trova in rete. Un esempio, vi dirò delle cose, vi faccio dei punti e poi vi faccio qualche esempio quando riesco. Per esempio, nell'ambito dell'informazione, il New York Times utilizza l'apprendimento automatico per decidere quali articoli mostrare gratuitamente prima di raggiungere il paywall. Quindi, che cosa far vedere, che cosa far vedere a pagamento, che cosa far vedere lì, in modo libero. Naturalmente questo crea un allarme negli autori notevole. Il problema è che occorre avere e fare un corretto uso di questa raccolta, trasparenza su come si raccolgono le informazioni, quali informazioni sono effettivamente più importanti e no. Anche nell'editoria, quindi non solo giornalistica ma nell'editoria libraria, questo problema di come raccogliere, quali dati raccogliere, è molto importante. Vi dico qualche lavoro e qualche ambito in qualche modo scontato dei lavori redazionali. Intanto, se io devo fare una quarta di copertina, prendo un libro, un risvolto di copertina, è comodissimo, posso utilizzare tranquillamente, butto dentro il PDF del libro e mi fa la quarta di copertina, mi fa la sinossi. Perché prendiamo ChatGPT, c'è un termine, una modalità che si chiama temperatura, e quindi quando io gli faccio la domanda, cioè quando incomincio la chat, il dialogo, io, la domanda si chiama prompt, io gli dico a ChatGPT, dico, che voglio fare una quarta di copertina di una collana che deve essere una collana per bambini, una collana commerciale. Allora lui mi studia questa cosa ed è bravissimo e mi prende quello che c'è nel mio PDF, cioè nel PDF dell'ultima bozza del libro. È una cosa che potete trovare tranquillamente in rete, un chat PDF. E questo come si diceva prima, è un lavoro che aiuta, è un semilavorato che aiuta molto nel lavoro redazionale, può aiutare, non è così disdicevole, certo, non è il risvolto di Italo Calvino, in un corallo in Audi, non è la quarta di copertina di Roberto Calasso in edizione Delphi, però può aiutare. A un congresso di Washington di Editoria Medica, dell'associazione di Editoria Medica, è stato calcolato quanto la sinossi di articoli scientifici, e qui entriamo in un altro ambito, richiede a vedere oltre 100 minuti rispetto a circa 150 secondi di ChatGPT per un risultato ottimale. Certo, sempre da rivedere da parte di un editor specializzato, però voi potete ben capire che è un bel aiuto. Pensiamo alle immagini. Già adesso credo abbiate visto, a parte il Papa con il pulmino o altre cose, ma avete visto che cosa può venire fuori da questo. Pensiamo già nel 2021-22, Cosmopolitan ha fatto molte copertine con questo, ma anche una collana italiana, Oscar Fantastica, è stata pensata per quasi l'intero anno con copertine pensate e realizzate da ChatGPT. I primi risultati nelle immagini sono discontinui, perché bisogna lavorarci anche parecchio, si prende un muro brutto e si dice rendi più carino e
miglioralo, lui può anche non capire, ci mette dei fiori, non è che lo restaura subito, però diventa molto bravo in fretta. E quindi oggi ci sono programmi, quello che si usa a livello internazionale, quasi tutte le case editrici usano soprattutto questo, si chiama Midjourney, però ce ne sono vari, ormai anche legati ai software, agli applicativi, tipo pensiamo Photoshop, quindi gli applicativi degli standard internazionali più utilizzati. Vuol dire che io posso decidere di prendere un'immagine e gli dico: voglio quell'immagine di Garibaldi a Verbania in un determinato contesto, e mi crea, attraverso tutta la banca dati che ha, mi crea varie possibilità. Poi voglio aggiungere me stesso, voglio aggiungere il mio parente, voglio aggiungere uno scrittore, voglio metterci sullo sfondo un'altra cosa, ecco, continua a creare. Naturalmente c'è tutto un discorso molto complesso che riguarda i copyright, i diritti d'autore, perché io non posso dire: mi prendi un Picasso e il Picasso mi cambi solo un baffo e siamo a posto, e quindi se l'intelligenza artificiale non paga i diritti alla Fondazione Picasso, alla SIAE, eccetera, no, questo non è possibile. Però è un problema, questo è un altro problema. Pensiamo a un altro lavoro che si fa spesso in editoria, cioè quello della revisione dei testi. Le revisioni dei testi si fanno quando il libro è ancora manoscritto, intendiamoci, si chiamano manoscritti ancora, ma sono già file su computer, manoscritti da filoscritti, noi li chiamiamo così, ma sono già i file degli autori che arrivano. E allora spesso bisogna cercare di capire se ci sono errori, se ci sono ripetizioni, se sono stati presi dei testi o citati in un malo modo, se le bibliografie non sono fatte bene. Ecco, questa revisione può essere fatta dall'intelligenza artificiale, l'unica cosa che non sa dare al momento una valutazione profonda della qualità, non sa dare un giudizio effettivo se può funzionare in quella collana, se effettivamente ha un valore letterario al momento. Poi potrebbe anche arrivare a farlo. E poi c'è naturalmente la solita correzione bozze. Tutti i libri devono avere una correzione bozze. Qui c'è già un programma, c'è anche una versione italiana, si chiama semplicemente corvige.it, e fa già delle correzioni. Corregge un testo, corregge le bozze, lo sistema, segnala che cosa potrebbe non andare, eccetera. Poi c'è il punto forse più, in qualche modo, più grave in questo momento e che allarma di più chi lavora nel settore, sono le traduzioni. Perché le traduzioni sono sempre più accurate. Non è solo un discorso di interpretariato, ma anche di traduzioni letterarie. Parebbe che con un'intelligenza artificiale si possa tradurre dal giapponese all'inglese, quindi una lingua non facile, con una velocità fino a 500 volte superiore rispetto a un essere umano, con un buon livello di accuratezza stilistica e un alto grado di attendibilità, pur lavorando l'intelligenza artificiale in modo statistico, come vedevamo. Un altro impiego importante è l'accessibilità, e cioè oggi, soprattutto gli editori scolastici, ma non solo, ci sarà una scadenza che continua a essere spostata in avanti anche a livello europeo attraverso l'European Accessibility Act. C'è una linea che è stata data da, si chiama il Trattato di Marrakesh, per cui tutti gli editori, soprattutto in materia scolastica, devono essere accessibili, cioè devono avere una forma o comunque una versione del testo scolastico anche in formato digitale che sia però completamente accessibile. C'è un'immagine, una descrizione dell'immagine, c'è una tabella, una descrizione della tabella. Questo è un lavorone, quindi vuol dire portare tutta la produzione scolastica con queste espansioni che aiutano per i lettori che possono avere delle difficoltà. Ecco, in questo caso l'intelligenza artificiale aiuta molto, perché smazza tutto un lavoro che sarebbe lunghissimo da fare. C'è però poi anche la promozione, perché il libro lo si fa, ma quasi poi
libro non lo deve vendere, perché se non lo vende poi non può pagare gli stipendi, non può pagare gli autori, non fa più libri e quindi tutto si ferma. E allora la promozione significa che bisogna capire anche qual è il prezzo di copertina migliore, come si riesce ad arrivare sul mercato in modo migliore. Per esempio, l'intelligenza artificiale in questo momento può aiutare ad automatizzare le promozioni sui prezzi degli ebook, a seconda di quanto stanno andando, di quanto se ne parla, se conviene in quel momento abbassare il prezzo, e quindi con una capacità quasi in presa diretta di mutare. Oppure prevedere il potenziale pubblico. Si dà in pasto all'intelligenza artificiale un evento sulla base delle caratteristiche del testo, dei dati dell'autore, eccetera. L'intelligenza artificiale può dire se ha delle potenzialità quel testo, più o meno rispetto a altri dati del mercato in quel momento. Così opera rispetto ad aspetti che riguardano il marketing, ma che riguardano anche l'economics, e quindi fa già una preventivazione. C'è poi naturalmente un altro aspetto che riguarda la falsità, le falsità, è già stato detto. Spesso l'intelligenza artificiale ha delle allucinazioni, quindi capita che in testi, anche in testi di sintesi, di revisione, ci sono queste cose, perché tende a rispondere, perché vuole dialogare, e quindi ogni tanto dice delle cose che non stanno. A me serviva, per esempio, per un lavoro che stavo facendo sulle edizioni del Nome della Rosa di Umberto Eco, un anno fa, alla risposta a quante edizioni ci sono del Nome della Rosa, oppure e 49 traduzioni, chi ha pubblicato il Nome della Rosa, e ha elencato 49 stati, gli stati erano stati non giusti, e 49 case editrici inesistenti, con dei nomi inventati. Completamente. In Francia l'ha fatto pubblicare da Gallimard, perché è l'editore più importante, l'ha pubblicato per sé, però per dire. Però poi ha cominciato a inventarsi nomi di case editrici. Oppure, come la domanda, come Umberto Eco aveva intitolato Il Nome della Rosa, un anno fa non sapeva rispondere. Qualche settimana fa, probabilmente è capitato, ha pescato qualche articolo uscito, ha saputo che no, in effetti l'avrebbe voluto intitolare Azzo, cioè il giovane protagonista. Quindi è tutta una cosa che è in qualche modo in divenire. In verità, un anno fa la domanda come avrebbe voluto intitolare per quel Nome della Rosa mi aveva risposto in 11 possibili titoli, fasulli completamente. Era uno scoop d'archivio pazzesco, ma non lo era, perché ho visto le carte di manoscritto di Umberto Eco del romanzo, e gli rispondeva l'abbazia di Baskerville, l'abbazia sulla montagna, cioè ha inventato dei titoli possibili, quindi creativo ma in qualche modo falso. E poi ci sono i pregiudizi, ecco, in queste sintesi capita che ci sono cosiddette bias, dei pregiudizi che vengono fuori, perché a livello statistico mette insieme tutta una serie di cose che nella maggioranza dei casi l'informazione dà, e quindi spesso se deve parlare di una donna bianca e se deve usare degli aggettivi anche in forme narrative, intendo, quindi se gli si chiede delle cose narrative, dice che la donna bianca è minuta, è dolce, è carina, con tutta una serie di aggettivazioni. Se deve parlare di una donna nera, una donna nera è forte, è una gran lavoratrice, ogni tanto è anche aggressiva. Ecco, tutte queste cose, però, sono tra i tanti che si possono dire, sono cose che a livello statistico ha immagazzinato, e però bisogna anche su questo fare attenzione. Vado a terminare. Tra l'altro, su questo è interessante che il prossimo tema del messaggio per la giornata mondiale della pace 2024 sarà intelligenza artificiale e pace. Questo è davvero molto interessante, perché teniamo conto che c'è un discorso anche di giustizia mondiale, perché il lavoro umano è noiosissimo per nutrire l'intelligenza artificiale, e quindi la catalogazione che permette di convertire una realtà complessa in codice comprensibile alla macchina, quindi tramite piattaforme collaborative che impiegano manodopera, spesso vanno naturalmente in luoghi dove purtroppo
possono trovare manodopera sottopagata in paesi in via di sviluppo, e quindi questa è una questione anche politica, una questione anche etica aperta, molto, molto, molto importante. Ma termino dicendo che poi spesso quello che manca è la capacità in questi testi di avere un, potremmo dire un'anima, sembra di dirlo in maniera non precisa. Leggo, torno ancora a Calvino. Calvino scrive: penso a una macchina scrivente che mette in gioco sulla pagina tutti quegli elementi che siamo soliti considerare i più gelosi attributi dell'intimità psicologica, dell'esperienza vissuta, dell'imprevedibilità, degli scatti d'umore, i sussulti, gli strazi, l'illuminazione interiore. Ecco, questo per me è un dato molto importante, cioè quell'elemento che in qualche modo è l'elemento effettivamente umano in un testo di qualche anno fa, che io avevo apprezzato moltissimo, Paolo Benanti, tra le macchine sapienti, Paolo Benanti ad un certo punto dice una cosa molto molto forte dal mio punto di vista, e cioè per poter capire cosa vogliamo fare all'intelligenza artificiale dobbiamo chiederci se una macchina possa fare scelte senza sbagliare. Questo per me è una cosa molto molto importante, e aggiungo un altro: l'algoritmo ci permette di spiegare elementi umani come le emozioni. Un'emozione può essere capita con un algoritmo biologico e evolutivo. Emozioni e sbagliare. Ecco, io credo che in questo momento l'intelligenza artificiale non riesce a esprimere e valutare le emozioni e dare dei giudizi su quella parte di emozione che è la letteratura. Chiudo proprio sull'idea della letteratura. La letteratura è uno scatto dalla regola. Non è dire le cose come stanno, raccontare una storia. La letteratura è trovare una strada diversa e prendere una via e girare quando meno noi ce l'aspettiamo che il protagonista giri e svolti. E questo scatto dalla regola, questa capacità di sbagliare, ecco, io credo che in questo momento le macchine, l'intelligenza artificiale, anche l'editoria, stia andando verso una perfezione, il saper fare tante cose, aiutarci, toglierci il lavoro, in qualche modo aiutarci, ma verso una quasi perfezione che però non c'entra niente con l'editoria, con la letteratura, scusate, ma anche con certe editorie, cioè la possibilità che alcune volte uno sceglie che uno dovrebbe andare in quella direzione, ma non va in quella direzione. La capacità in qualche modo anche di sbagliare. I libri veri spesso sono libri che in qualche modo sono sbagliati e prendono una direzione, non sono precisi, sono sporchi. Ecco, io credo in una cultura che sia anche in qualche modo sporca, sbagliata. L'intelligenza artificiale forse in questo momento non arriva a quello, e quindi abbiamo ancora in mano, se riusciamo ad averlo, la vera cultura e quindi il vero contenuto dei nostri lavori. Grazie. Adesso gli stimoli sono tantissimi, sarebbe da parlare ancora chissà quante ore sono quelle cose che messo sul tavolo. Non so se c'è già qualche domanda, altrimenti io con Paolo, no? Prima appunto hai detto è una demo, ma adesso a un certo giorno se vanno adesso si è capito di scherzare, adesso facciamo il business, no? Cioè ha detto da fine a fine mese sarà possibile andare su e farsi con il numero la propria AI personalizzata, nutrire, no? il Tamagotchi con le proprie competenze eccetera. Ecco, cioè appunto qual è detto come scenario quando si passa dalla demo, cioè dal gioco al business? Allora io ho provato a giocare a questo scenario mentre parlavamo, e questo scenario mi dice che Umberto Eco inizialmente ha pensato di chiamare il nome della rosa Pazzia del Delitto, e poi ha pensato al titolo Azzo da Melk, ma ultimamente ha scelto il nome della rosa perché gli piaceva di più. C'è già stata un'evoluzione.
E questa, allora, questa cosa è più lenta, in realtà a fine pagina mette le note di dove stanno le informazioni. Ecco, l'evoluzione è questa. L'evoluzione è, secondo me, molto interessante, presenta due sfide. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso usare questi sistemi non come una fonte di conoscenza, ma come un'interfaccia alla conoscenza. Per esempio, l'esempio più interessante che ho visto è questo, e è stato fatto in demo su tutto il patrimonio cartografico della California. Motivi vari, il patrimonio cartografico della California è complesso, importante e molto curato, e richiede dei geografi. Guardate che c'era la borsa all'ordine, c'erano così interessanti, per leggere quei dati cartografici, c'è la faglia di Sant'Andrea, non si possono costruire altri palazzi a San Francisco perché sennò vengono giù, c'è una crisi demografica enorme, la gente delle tende, e per leggere quei dati serve una grandissima competenza. Usato questo sistema come interfaccia ai dati, io chiedo nel mio linguaggio naturale, io vorrei sapere quanti millimetri cubici di pioggia in media hanno riempito i torrenti di questa zona della California tra agosto e ottobre negli ultimi 22 anni. Quindi tira fuori tutte le informazioni, me le fa vedere, me le disegna, mi dice le cose, mi corregge se ho detto qualcosa che non va, senza allucinazioni. Allora, quello che posso fare dando il pasto all'intelligenza artificiale, al modello, una sorta di bacino all'interno del quale prendere le informazioni, è sostanzialmente mettere il guardrail all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale mi racconta a me quello che trovo all'interno di quei dati. E questa intelligenza artificiale, di cui ho risposto sul netto ego, ha voluto il mio profilo. Cioè io gli ho dovuto dire, sono francescano, e questo mi occupo di quest'altro. Se io gli chiedo di spiegarmi la teoria dei quanti, lui va a prendere la teoria dei quanti e, siccome sa che le mie competenze sono quelle, non sono altre, utilizza un linguaggio che io posso capire. Allora, la cosa si fa interessante. Sono stato un po' degno degli ordini di Gerda, sono stato un po' degno e ho fatto vedere a professionisti del settore che cosa si poteva fare mettendo dentro, per esempio, tutto il regolamento edilizio di Roma. Abbiamo un convento che sta nel centro storico di Roma e c'era una bella terrazza, io volevo mettere una veranda, che è una cosa che proibitissima in qualsiasi forma. Ho detto, come posso fare una veranda? Poi mi ha preso tutto il regolamento di edilizia e ho detto, ho scoperto una cosa nuova, che è un tipo di veranda che si chiama pergotenda, che tu puoi fare secondo questo articolo, questa cosa, questa cosa, questa cosa, questa cosa, con questi dettagli. Ed è una cosa che un avvocato mi avrebbe preso 1.000 euro per fare una cosa del genere. E io l'ho fatto con 30 secondi, e trascinando un PDF di conoscenza, cioè il regolamento dentro questo sistema. E allora qui le cose si fanno interessanti. Un grande editore, che non faccio il nome, anglosassone, che ha oltre 30 milioni di capitoli di libri scientifici, ha detto, come possiamo creare un'interfaccia alla nostra conoscenza? Che è un nuovo canale. Cioè, quello che io vi vorrei dire, dal mio punto di vista, quello che stiamo facendo è un'altra invenzione che ha la stessa portata di quella che ha avuto la stampa. Cioè, se la stampa ha reso possibile la lettura per tutti, qui è possibile rendere per tutti il testo personalizzato la persona capisce. Potrebbe essere una rivoluzione, voi pensate ad avere la pubblica amministrazione che si interfaccia alle persone con questo sistema, che parlano con loro. Io mi faccio la mia domanda in un linguaggio naturale, però mi rispondo in un testo dove già, per esempio, ovvero scompare, perché è scemati, ovvero se sono civili, io questa è brusca, purtroppo, ogni volta che qualcuno ha questo che si faccia, è così, e che mi dice, e io posso continuare a interrogare come se fosse una chat, andando a specificare meglio le cose. Ma se io voglio la licenza per fare una alimentare, sì, ma la somministrazione, no, ma se io voglio dare le lasagne, allora le lasagne rientrano quindi l'HCCP, potrebbe essere una rivoluzione. Qualcuno allora dice, beh, abbiamo fatto un po' di accademia di licenza su questo, beh, allora pure l'educazione, immaginate perché fare il libro di testa. Ecco, io su questo non sono molto d'accordo, perché l'educazione significa fare di fatica, quella fatica ti mette in grado di acquisire un certo livello di comprensione.
Se tu invece hai bisogno dell'abbonamento dell'intelligenza artificiale, tu fai una scuola, poi c'hai lo stesso grado di prima, ed è la macchina che ti lascia al tuo stesso livello. Cioè è un po' come passare da comprare la film a fare lo streaming. Tu la cosa la vedi solo se c'è l'abbonamento allo streaming, non c'è la videocassetta. Allora, il percorso che motivo che noi oggi facciamo è il percorso che motivo che viene tanta fatica. Ma la persona che fa questo percorso acquisisce delle cose che sono su. Se io utilizzo questa interfaccia, è vero che io riesco a far capire la teoria dei quanti a una lezione di 12 anni. Ma quando non ci sarà l'interfaccia, lui un libro di analisi matematica superiore di fisica dei quanti non è più. Allora, qui di nuovo bisogna capire come questa tecnologia può diventare un sistema sociotecnico. Le domande sono di altra natura, sono di natura filosofica, sono di natura etica, sono di natura giuridica, sono di natura anche politica, perché significa rendere accessibile o non accessibile quel tipo di informazione e raccomandazione. Purtroppo in questo momento è importante fare domande, come diceva la mia Daniele Rilke, no? In lettera contro la poeta, vivi ora le domande. Vanno vissute queste domande perché essendo la trasformazione orizzontale che cambia tutto, tutto questa di fare questo fitting sui dati del GPT, ecco, qui vedremo delle cose molto interessanti. Faccio un ultimo esempio, io vivo con tanti anziani in convento, il dramma dei miei confratelli, sapete che in Italia abbiamo un'attesa di vita di 83 anni, l'Istat ha fatto un'indagine, per gli italiani si diventa vecchi a 84, dopo morti, non è un altro problema, però a partire da 55, in media si sta in cura con tre farmaci. A partire da 65 c'è una cronicità e la qualità di vita nella cronicità dipende da quanto una deve ricevere. Quindi immaginate da 78, 83, 86, 90, 94, 98, 102, là. E la domanda è: ma questa medicina la devo prendere prima o dopo i tasti? E a questo punto emerge questa soluzione di legge che si chiama Bugiardino, che è un foglio scritto a caratteri 1, ideale per l'anziano, e per il cinquantenne che non ce n'è più, e che dove uno è diverso, poi sbagliano questa eccetera. Voi immaginate avere una soluzione come questa, dove voi mi fate una domanda: quando la devo prendere questo farmaco? Pensate che facilità, quanto potrebbe aumentare la vita. Allora, qui si tratta di fare una bella alchimia, qui si tratta di capire dove, cosa, come e perché, e si tratta di capirlo sapendo che questa traduzione non è neutrale, ma nasce da un contesto culturale specifico, nasce con dei dati specifici e non è un'interfaccia neutra. È uscito un bellissimo articolo della BBC questa settimana che fa vedere come 20-30 anni di Microsoft Word hanno cambiato la sempre. Cioè l'inglese britannico sta comparendo a favore dell'inglese americano perché quello è un prodotto americano e cambia anche la lingua, cambia la stanza. Lascio la palla a chi si occupa di questo in maniera più riflessiva, però capite che quello che noi facciamo oggi sarà un'influenza sul limite del nostro mondo per tutta la crescita del mondo di umano. Grazie. Cioè, non so se c'è qualche domanda, se no volevo. C'è una domanda? Se siamo un microfono, cioè noi possiamo anche lanciare. Sì. Prego, prego. Relazioni interessantissime, grazie. Volevo fare questo tipo di domanda. Ho letto su un libro stampato e non su varie piattaforme online che l'informazione che ha l'intelligenza artificiale proviene al 50% dai libri, al 50% dai social. Volevo sapere, primo, se è vero. Secondo, c'è il problema delle fake news. E quindi volevo sapere se in questo tipo di meccanismo le fake news possono influenzare, come si dice, anche le elezioni politiche. Raccogliamo un paio di domande e poi rispondiamo.
Sì, scusate, io sono arrivato in ritardo e quindi non so se questa tematica sia stata già affrontata. Intendo dire questa famosa chat GPT sulla quale non mi sono affatto mai informato. Cos'è? L'avete già detto? Si tratta? Questa è una domanda. La seconda domanda è questa, è specifica. Come possiamo noi capire se un testo elaborato in questo modo abbia valore letterario quando noi stessi non lo sappiamo relativamente a un testo non prodotto da questo sistema? È chiara la domanda? Grazie. Vogliamo la terza, aspettiamo le prime risposte. Allora, volevo ringraziare perché veramente siete stati entrambi estremamente interessanti. Io ho due domande. La prima è che giustamente ci stiamo concentrando su ChatGPT perché è quello che in questo momento è il, diciamo così, la demo, comunque il prodotto che è stato messo a disposizione un po' per tutti. Però noi sappiamo benissimo che in realtà il mondo dell'intelligenza artificiale è molto più evoluto di quello che noi stiamo vedendo adesso. Quindi la notizia dell'anno scorso era che Google aveva cacciato l'ingegnere che stava trainizzando un'intelligenza artificiale lambda perché aveva detto che era senziente. Quindi la mia domanda è: noi adesso ci stiamo concentrando su questo prodotto che è arrivato nelle nostre mani, ma sappiamo un po' di più di quello che i grandi high-tech stanno facendo e quindi nell'ambito anche dell'editoria, della creatività, se ci sono delle informazioni. E l'altra invece è che è un po' più sociale la domanda. Io guardando la platea vedo che siamo tutti abbastanza sull'età. E quindi, esatto. E quindi però è evidente che questa tipologia di persone ha un interesse nei confronti dell'intelligenza artificiale, che può essere paura, curiosità. La mia domanda è, specialmente per Paolo Menanti che è un insegnante, i giovani quante domande fanno sull'intelligenza artificiale? Qual è il loro interesse, la loro percezione, anche per il loro futuro? Perché noi alla fine la viviamo, ma appunto in parte per loro è il futuro reale di quello che li aspetta. Grazie. Facciamo prima un omaggio di risposte. Rispondo velocemente per quanto posso, naturalmente non possiamo dare delle risposte esaustive. Allora, prima domanda sulle fonti. Allora, sicuramente la fonte complessiva è un mix di cui io però non conosco esattamente qual è la ripartizione. Posso dire soltanto che adesso con GPT-4 prima era diverso perché c'erano anche non era ancora entrata la legislazione o comunque l'attenzione e l'autorità garante che c'è nei vari stati rispetto a che tipo di informazioni prendere, craccate, eccetera. Attualmente i libri che sono pubblicati in formato cartaceo, che sono in formato ebook, però con DRM bloccato, cioè quindi con la possibilità non così immediata di essere craccati, non sono fonti di ChatGPT. Infatti, alla risposta di Umberto Eco non vengono presi dati che si possono trovare in studi pubblicati in libri che sono molto più dettagliati di questa risposta. Quindi non immaginiamo che ChatGPT possa pescare in tutti i libri delle biblioteche del mondo in questo momento e comunque i libri che non sono stati digitalizzati. Sulla seconda domanda, ma come si fa a capire se è davvero letteratura o meno, se è uno scritto bene o altro? Lì vado dietro a quanto Paolo Menanti diceva giustamente prima. È un problema di giudizio e di istruzione, di formazione. E non è mai una cosa facile. Come imparare a riconoscere un'opera d'arte, che è un percorso? La stessa cosa è un percorso di conoscere la letteratura vera o no, buona o no. Poi a uno piace
la letteratura prodotta dall'intelligenza artificiale e vabbè, un prodotto commerciale, e qui potremmo aprire un dibattito sui generi commerciali attuali, eccetera. Però tendenzialmente lì l'umano è ancora molto forte, il giudizio umano è ancora molto forte e così anche la soggettività. Sulla terza domanda, rispetto ai giovani, c'è un grande interesse. Io derivo anche il master dell'Università di Pavia, master in editoria, quindi che forma i giovani che andranno poi a lavorare in editoria. L'interesse è grande e non è che le paure sono solo nostre. C'è però la possibilità, la sfida che loro sentono in maniera forte, che loro riescono a vivere in prima persona, di saper cavalcare il cambiamento. E quindi rispetto anche alle traduzioni, alla paura che i traduttori di una certa età hanno in questo momento, non soltanto di una certa età, devo dire che i giovani vogliono capire meglio per far sì che capiscano qual è la qualità dell'umano per poter fare la differenza rispetto al postumano. Non so se sono riuscito a spiegare. Paolo? Dunque, io per variare un po' faccio più l'approccio tecnico. Allora, il tema dei database su cui vengono addestrate queste cose è un tema abbastanza, come dire, delicato, perché soprattutto sono capite come una sorta di segreto industriale, come una formula chimica. Alcuni di questi database ci possiamo mettere le mani sopra. Il più famoso di questi è il C4 di Google, che vale solo per l'inglese, quindi è molto più piccolo, però capiamo come viene costruito. Io mi sono divertito a vedere quali sono le fonti, ci stanno oltre 15 milioni di fonti di siti, e per esempio la CIA è il 6.000 e qualcosa, la NASA è il 5.000 e qualcosa, il Vaticano è il 4.000. Quindi se io chiedo a quel database come si va al cielo, mi risponde più col Vaticano che non con la NASA, quindi non è detto che sia male, insomma, no? Il problema però è che non c'è nessunissimo modo di collegare direttamente quello che io metto dentro un database con la qualità ultima di risposta che mi dà, e questo è anche il problema sul copyright. Perché io mi posso mettere tutti i promessi sposi dentro e gli chiedo di scrivere il mio romanzo su due che si amano ma c'è qualcosa che non va, se anche lo facesse identico, automaticamente non viene dei promessi sposi che ho messo dentro, perché io le ho omogeneizzate quelle parole dentro, cioè non gli interessa quello che è il contenuto semantico dell'opera d'arte, gli interessa la statistica con cui le parole stanno insieme. Questa cosa è problematica, questa cosa è non di facilissima gestione. Detto questo, io faccio l'eticista, cioè faccio domande scomode. Ma siamo sicuri che questi database, qui vogliamo dare un po' di buona letteratura da mangiare e gli diamo solo schifezze di altro tipo? Perché poi otteniamo risposte di un certo tipo, no? Quindi, tutto il grande patrimonio dell'umanità letterario, che è mai senza copyright, questo sarebbe un ottimo fonte, cioè tutti quei testi umani veramente curati, perché tutta la curatela nel passato per pubblicare dei testi sono degli atti condivisi umani, tutte le leggi, tutti i testi pubblici, quindi secondo me non vedo perché non potrebbero andare a questi sistemi. Poi bisognerebbe però cercare il modo di distribuire la ricchezza, cioè quello va poi anche ai sistemi pubblici che finanziano la capacità di creare nuovi testi. E sul testo letterario mi piacesse, prendiamo un grande successo letterario, 50 sfumature di grigio, è un soft porn o è letteratura? Ecco, e questo risponde a un'altra domanda, io l'ho affrontata una vita fa, quando ancora pensavo di dover fare l'ingegnere, su che cos'è la qualità, all'epoca c'era l'ISO, la qualità, no? Cos'è che fa di un vino di qualità? Questa è la domanda che ci piace. Quello che piace di più, perfetto, il vino più venduto in Italia, più bevuto, si chiama Tavernello. 50 secondi di grigio e serve. Che vogliamo fare? Allora, il vero tema è che la domanda di Tavernello non è la risposta, è una domanda che cosa vuol dire che qualcosa è letteratura. E
su questo cammino dovremmo lasciare la parola a Luisa, fantastico. E quindi capite, se dovessimo usare il postino di Troisi, la poesia non è di chi la fa ma di chi la usa. A un certo punto penso che anche una cosa che non definiremo letteratura è un evento, un accadimento umano personale che diventa significativo, ha qualcosa di questo genere letterario che riesce a muovere i suoi, no? Quindi non lo so, la risposta è molto complicata, cioè la domanda che ha fatto è bella e quello perché è bella è molto complessa. Diciamo che secondo me c'è di nuovo una mediazione umana che fa di un qualcosa, di un testo, di qualcosa che muove i cuori, le menti, le persone e quant'altro. Però è molto interessante dal mio punto di vista la domanda inversa. Perché un milione di persone si sono lette 50 secondi di legge? Cosa hanno trovato? Questa domanda si è fatta a Ray Lutz, una sociologa che insegna in America, di origine ebraica, adesso insegna anche in Israele, e la quale ha detto che di fatto c'è una sorta di capitalismo degli affetti, per cui fino a quando c'è un ritardo di investment sto con te, quando non c'è un ritardo di investment non sto più con te, 50 secondi di grigio è il perfetto manuale di autoaiuto per come è stato costruito per rispondere a quest'ansia che la mia relazione affettiva si sfascia e non vada in nessuna parte. E allora questa è un'altra domanda che è molto interessante, perché parte della gente si nutre di testi, diciamo, a cosa rispondono i testi delle fake news che ci piacciono così tanto? Capire quello che secondo me non è male. Perché abbiamo bisogno di una teoria del complotto? Perché questa complessità la gestiamo e allora la risolviamo con il complotto? Non è banale come cosa, è perché dice qualcosa sulle fragilità che abbiamo e potrebbe aiutarci anche a dare delle risposte. Arrivo ai giovani, mi spiace non mi parte, spezzo una lancia dei giovani. I giovani in realtà hanno capito benissimo che ChatGPT è una demo, non serve a niente. E lo usano forse per l'unica cosa utile che gli può servire. No, perché lo sanno che sbagliano. L'uso dei chat GPT nei giovani in una percentuale che non vi immaginate è perché quando stanno su Tinder è l'app per gli appuntamenti, la frase con cui iniziare a chiacchierare con quella che vi piace te la suggerisce ChatGPT. È romanticissimo. Capite, c'hanno degli anticorpi. Gli ormoni anche. Degli anticorpi che comunque un po' li sterilizzano. Se iniziamo però a usare le intelligenze generative per creare sistematicamente delle operazioni di manipolazione di massa, è chiaro che loro gli anziani sono più facili. E quindi, invece di prendere i giovani, che noi abbiamo sempre dei poverini, però dobbiamo un po' difenderci tutti, perché il prossimo anno 600 milioni di persone andranno al voto negli Stati Uniti e Europa. Secondo me ne vedremo delle belle. C'era forse ancora qualche domanda? Prego. Mentre arriva il microfono dico una cosa, scusate se non mi giro tanto di qua, mi sono addormentato sul treno, ci sto lasciando l'aria condizionata, non è che non ci voglio bene, Volevo aggiungere un pezzettino a quanto è stato detto fino adesso, sui vari paradigmi, evidentemente, sul paradigma che a breve dovremo affrontare tutti quanti insieme con... Apro un'altra porta su un altro paradigma che è quello del cambiamento di tutte le nostre vite. Sull'esempio che ha fatto lei sull'editoria, di come andrà a produrre risorse, andrà a produrre utili utilizzando meno ore di lavoro, la metto giù, non so se mi capite, utilizzando meno ore di lavoro andrò a produrre comunque tante risorse che si terrà l'editore e non verranno ridistribuite tra quelli che collaborano. Questo è un esempio calzante su quello che ha fatto lei, perché quello che manca qua oggi, secondo me, sui vari temi, è la risposta politica. Noi abbiamo messo una persona di 85 anni, con tutto rispetto per gli 85 anni, a sedersi al tavolo e confrontarsi su una materia che porta, insomma, magari io ho già troppi capelli bianchi probabilmente per riuscire a sdraiarmi ci dentro e parlarne molto fluido. Cioè,
manca il pezzo politico, perché il paradigma della vita a breve lui lo dovremmo affrontare. Io ho letto diversi testi dove si dice già che nel 2025 X posti di lavoro non ci saranno più, esattamente nessuno sa dove stiamo andando, o meglio, in che tempi si concretizzerà la messa a terra, l'industrializzazione di quello che è l'applicazione dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica arriverà nelle aziende, il primo piano riguarderà i livelli impiegatizi, però penso che sia un tema che dobbiamo cominciare ad affrontare. L'ho sdraiato, diciamo, sull'esempio che ha fatto lei prima dell'editoria, perché la domanda che uno si pone è tutti i passaggi che non ci saranno più, le ore in meno di lavoro, andrà a produrre le stesse risorse, maggiore valore aggiunto che non verrà più ridistribuito. Perciò dobbiamo anche porci il tema di come, se questa roba è fatta per la vita, per l'umanità, come viene ridistribuita la ricchezza all'umanità, se per elevare tutti o per arricchire i soliti nodi. Ora l'altra domanda dopo questa, io faccio un'osservazione che è una domanda informe in base a quello che sono. Io sono un insegnante, sono discretamente conosciuto e mi sono occupato in particolare delle attività di letteratura nelle scuole e quindi sono sensibile all'osservazione che qui non ci sono giovani. È un problema, possiamo chiederlo a ChatGPT, come mai le attività di letteratura non partecipano i giovani? Sarei molto curioso di sapere la risposta. Ma eppure li ho invitati, lei testimone di mia collega, magari sono tutti nell'altra stanza. E il problema che mi pongo anche come educatore, ma anche come, diciamo, trasmettitore di cultura, io insegno italiano e latino, è relativamente a due termini. Cioè il problema è, l'avete detto molto spesso, relativamente alle macchine, nutrire e omogenizzare. Allora, che cosa nutriamo o che cosa nutriamo? O si nutrono a un certo punto in autonomia le nuove generazioni? Noi ci siamo nutriti di qualcosa che non era questo, noi siamo, non siamo nativi digitali. Quindi il mio dubbio è che oggi ci si nutra di un omogenizzato senza più avere la struttura critica di capire se è giusto o non è giusto. Cioè, se io adesso chiedo a ChatGPT chi ha ragione tra Israele e Hamas, la risposta, io, se non so niente di quella cosa lì, per me può andare bene per quello che mi ha detto. E io non ho il discernimento, Marco, di poter dire mi stai dicendo un fake oppure magari anche ragione. Questo attingere a tutto. E in questo attingere a tutto non so quanto, faccio un'ultima riflessione un po' al tipo finale di Fahrenheit 451, non so quanto sia utile in questi termini di nutrire l'intelligenza artificiale, di inserire proprio tutto. Non è il caso forse ogni tanto porre dei limiti e dire questa cosa teniamola fuori. Per esempio, una parte di arte e di cultura non potrebbe essere fuori dall'omogeneizzato che viene fuori, fuori. È un po' un problema magari di qualcuno che non ha capito che invece il mondo sarà che tutti penseremo alla stessa maniera, tutti parleremo la stessa lingua e tutti avremo le stesse idee. Buongiorno, faccio presente. Grazie per la presentazione. Io avevo una domanda riguardo a quello che si parlava prima sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'editoria. E lei diceva che si utilizza magari per creare sommari dei testi, dei libri, e anche per l'utilizzo di immagini. Allora la mia domanda era questa, perché per creare sommari, io capisco, il testo viene inserito e si crea un sommario, ma per utilizzare, per esempio, creare un'immagine in copertina o così, qual è il ruolo degli artisti che creano le immagini originali, da cui l'immagine che viene creata
per la copertina. Mi spiego un po' meglio, nel senso che quello che voglio sapere è un po' se, se effettivamente questo viene fatto per creare le copertine dei libri, se è etico in un certo modo utilizzare il lavoro di qualcuno per creare un nuovo prodotto senza in un certo modo fornire crediti e riferimenti all'artista originale. Grazie. Ovviamente le tre domande sono molto interessanti, in ordine rispondo: se l'intelligenza artificiale dà un valore aggiunto, concordo, però non vorrei essere stato frainteso, però non significa che il valore aggiunto è dato dalle ore in meno che vengono fatte dalla macchina. No, perché la macchina fa appunto un semi lavorato e fa un lavoro che in questo momento non sarà più fatto da persone umane, ma è un pezzo e non può comunque, non si può arrivare a un'edizione senza poi il lavoro dell'artigianato intellettuale su cui si basa l'industria editoriale, perché l'editoria, non dimentichiamo, è un'industria basata sull'artigianato, quello intellettuale. Quindi le ore recuperate comunque devono sicuramente essere poi reimpiegate in altri ruoli sempre con le persone, quindi non credo che la prospettiva sia di risparmiare per avere più risorse che vanno in capo all'editore. Credo di no, credo invece che probabilmente tra 10 anni 6 lavori editoriali su 10 non saranno nuovi, non ne abbiamo ancora in mente quali saranno. Negli ultimi 10 anni è successo così. Mi capita di formare molti giovani e 10 anni fa si formavano su determinati ruoli, oggi almeno la metà è un ruolo che 10 anni fa non era previsto ed ha però da mangiare. E quindi non dimentichiamo che il libro che può stare sul mercato deve essere anche sostenibile culturalmente, quindi non basta far fare un lavoro all'intelligenza artificiale e poi la si dà in pasto al mercato, perché il mercato comunque è fatto da persone di cultura, da persone che scelgono, perché pagano, perché scelgono, e pagano e scelgono soltanto se hanno lavoro di qualità, perché se fosse soltanto un frutto di un'elaborazione dell'intelligenza artificiale se la fanno da soli a casa e non ha bisogno di comprare il libro. Quindi il libro dovrà essere sempre più un prodotto di qualità e quindi dove l'umano, i giovani dovranno sempre avere più ruolo, ma non con tutta una serie di lavori che erano in parte lavori manuali, ma con altri. Ad esempio, una cosa che manca molto dell'editoria attuale è la progettualità anche trasversale, perché non c'è mai tempo, perché un editore deve, a causa della sostenibilità, deve tagliare, e quindi quasi tutti gli editori di cultura sono sottodimensionati in Italia. Ecco, questo invece potrebbe dare possibilità in più. Rispetto alla domanda che riguardava l'utilizzo di immagini, la domanda centrale che abbiamo accennato prima è una domanda che riguarda il copyright. Attualmente moltissime immagini vengono tratte da banche dati, e banche dati, anche se poi non si riconosce in credit il nome, danno comunque una quota all'artista che ha comunque prodotto quell'immagine, che comunque è stata pescata, perché comunque è tutto tracciabile. Non è che non sia tracciabile, sto parlando di Adobe Stock, Shutterstock, tutte quelle banche dati da cui comunque l'intelligenza artificiale parte. Ma è un problema, l'abbiamo detto prima, di fonti molto importante su cui la legislazione sta lavorando, l'Europa sta lavorando. Per concludere, c'era il discorso della partecipazione dei giovani. Io credo che i giovani comunque siano sicuramente dentro le cose.
oggi non ci sono perché sabato pomeriggio, e poi probabilmente hanno altre modalità di fruizione. La fruizione di questo tipo è più una fruizione nostra. Io ai tempi andavo, avevo altre, come penso molto di voi, insomma, sabato pomeriggio facevamo altro, loro fanno altro, e quando si vogliono informare utilizzano in momenti diversi da quelli fisici, utilizzano altre strumentazioni, streaming, vanno a vedersi le cose, YouTube o cose di questo tipo. Non, quindi da questo punto di vista non mi preoccuperei esageratamente. Grazie. E, vabbè, la risposta, diciamo, seria e equilibrata è stata data, e mi gioisco ancora a farvi qualche provocatore. Provocare. Il problema è che noi siamo un paese in cui già 40 province hanno più pensionati che loro. E allora come manteniamo competitivo il paese? Ne abbiamo per ogni orientamento politico, facciamo più figli, cioè offriamo i migranti, lavoriamo come cinesi e usiamo le armi. Quindi c'è anche questo dato, la crisi demografica del nostro paese, la competitività che può dare l'uso delle armi a lavoratori dopo 55-60 anni è interessante da considerare, perché potrebbe mantenerci nel sistema ancora in grado. E il tema vero è cosa mettere o non mettere. Ecco, questo è un tema molto delicato perché intreccia una serie di questioni. La prima è, intreccia, ripeto, la risposta che la macchina dà. Non è vero che se io mi metto fake news la macchina tira fuori fake news, perché quello che tira fuori la macchina dalle cose che io gli do dentro è solo quante volte mela sta vicino a rosse, non se la mela è rossa o verde. Perché mi dice che rossa e verde non lo sappiamo? La risposta vera è non lo sappiamo. La seconda questione è che diritto abbiamo di censurare alcuni testi rispetto ad altri nell'epoca del digitale. Questo apre un mondo immenso, una disciplina immensa che si chiama Digital Humanities. Cioè noi abbiamo nel nostro passato solo le cose che abbiamo deciso di conservare. Ma adesso che abbiamo riempito archivi e biblioteche molto più grandi di quella di Alessandria, semplicemente delle foto dei nostri gattini, di quello che ci siamo mangiati a pranzo e degli insulti che ci scambiamo su Facebook, quello va conservato. E non è facile rispondere. Come, quanto, a spese di chi, perché? Perché quello darà, per esempio, ai sociologi, agli storici, quello darà un materiale di studio che nessun'altra generazione ha mai offerto alle generazioni seguenti. Cioè noi potremmo fare dei studi storici, per esempio, su quali sono le tensioni sociali durante la pandemia, grazie alle cose che troviamo sul social, in vissuto quotidiano. Cioè, veramente ancora faccio degli esempi, ripeto, solo per essere veloce. Però questa cosa su cosa conservare e cosa utilizzare è una domanda nuova che prima non aveva. Mentre prima la letteratura era anche una cosa accademica, oggi sono due mercati, cioè ci sono due cose, c'è la letteratura accademica e poi c'è un mercato di consumo che non è frequentato da accademici e che però, diciamo, muove tanto dell'economia che c'è intorno, e quindi sono più le domande che le risposte. Per quanto riguarda la generazione di immagini, come funziona? Si chiama GAN, General Adversarial Network, cioè questi sistemi hanno come, che ne so, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. C'è un'intelligenza artificiale, la semplifico, che deve provare a generare una cosa, gli dico gatto, e quella ci prova. C'è quella che ha le immagini di origine, che non genera il gatto, ma fa il censore su quella che genera. E dice una schifezza, una schifezza, una schifezza, una schifezza, una schifezza, una schifezza. Non è un gatto, non è un gatto, non è un gatto, non è un gatto. Quindi non possiamo dire che le immagini di origine sono connesse al processo generativo, perché non è quella parte lì che lo fa. È un po' più complessa di così, però di nuovo l'attribuzione dei contenuti di origine rispetto ai contenuti usciti fuori non è così istantanea, ma non potrei chiudere senza la provocazione perché abbiamo fatto una cosa nuova. Io la lascio come domanda, ci sto ancora riflettendo, ho dentro di me tante cose che si muovono. Però io la dico come ci sto adesso, no? Una condivisione. Allora, non so se avete visto la foto del papà con i bambini palestinesi che scappava da Gaza. E quella è falsa, la foto è mia. Il fatto è vero,
ma quell'immagine è falsa. A questo apre uno scenario nuovo mai visto prima. Perché la cosa è vera, non è falsa. Ma quell'immagine è stata ritoccata da me. Allora, questa è una cosa nuova, l'abbiamo vista la settimana scorsa, e la Dogstock già vende foto della guerra di Gaza false fatte da loro. Perché non sono neanche più loro capaci di dire. Che significa? Non lo so. Da un certo punto di vista, a me viene in mente Aristotele, la differenza tra persuasione e manipolazione. Però non basta. E io, una settimana che ci penso, non sono arrivato oltre a questa cosa qua. Però per dirvi, siamo sulla frontiera. Siamo sulla frontiera. E una cosa di guerra, il report di guerra, è vero che lì quei tutti quei bambini sono morti, ma è illecito dirlo con un'immagine. Mi fermo qua, non ce l'ho, non ce l'ho risposta. Grazie. Si viene in mente famiglie cristiane che mettevano questi disegni che spiegavano il fatto del giorno, il fatto della settimana. Il Corriere, la Lega del Corriere. Ma dai, dobbiamo scappare.